parola al sovrintendente Fabrizio Magano. Grazie, buonasera. Io sono tornato qua dopo un po' di anni, in realtà sono molto affezionato a questo luogo perché mi è capitato molti anni fa di... Insomma, ho fatto un pezzo della mia tesi di laurea da queste parti, quindi sono particolarmente affezionato a questo luogo. E credo, adesso con una piccola riflessione veramente in pillole, Rosy Marin ha fatto bene a chiudere questo ciclo di conferenze qui a Bagnoli, per tanti motivi, ma in realtà credo che tutti voi, facendo questa bella visita guidata, insomma, avete capito che stiamo in un luogo particolare che non è semplicemente luogo di villeggiatura, ma è da sempre il luogo dove si fa villeggiatura e dove si lavora. Qui si aprono fronti infiniti, mi dispiace di non poter essere con voi stasera per approfondirli. E cioè stiamo nella storia di un'aristocrazia veneta, peraltro in questo caso provenienti di Widmann dall'Austria, dedita alla, come dire, alla tessitura della terra, nel senso che aristocratici sì, però a un livello nobiliare che meritava il merito, come si diceva allora, attraverso il lavoro. Credo che questo esempio sia molto utile e attuale per tutto quello che abbiamo sentito poco fa. Cioè, ed è la seconda riflessione, il destino delle ville venete. Qui abbiamo autorevoli presenze, mi riferisco soprattutto al professore Stucci, che ha un onere non banale, insomma, nel gestire l'istituto, che avrà molto lustro, ma ha bisogno, professore, credo, anche di nuove energie, di un nuovo orizzonte, proprio nel comprendere questo marcato segno del territorio veneto, e fin qua ci arriviamo tutti, voglio dire, perché ormai è entrato nella pelle, nel sangue della conoscenza questo tema che caratterizza così fortemente il territorio. Però poi c'è un problema, che è quello gestionale, che è anche quello normativo, tema che è stato appena sfiorato, cioè c'è una normativa oggi troppo debole per venire incontro alle mille esigenze gestionali di un apparato complicato, no? Come può essere questo. È vero, è proprietà privata, però credo che sia arrivato il tempo, ma il percorso non è così semplice, per riconoscere una dimensione pubblica. Se siamo qui questa sera è perché di fatto questo luogo, che è ancora oggi, questo di Bagnoli, un luogo di lavoro, ha assunto anno dopo anno, come tanti altri casi nel Veneto, una dimensione che è oggettivamente pubblica, aperta quindi alla fruizione pubblica. È evidente che a controbilanciare questo merito e onere ci dovrebbe essere veramente una normativa efficace per sostenere. Insomma, il professore Stucci sa che io ho un'idea molto selettiva del patrimonio culturale, quindi secondo me bisogna tornare un po' all'antico e guardare queste cose come dire, con una sensibilità che sa riconoscere il valore speciale, e non è così distribuito nel territorio. Quindi io credo che anche il mondo del sostegno economico pubblico, ma anche quello laterale di una normativa che sappia riconoscere, insomma, attraverso dei bonus speciali, insomma, se ne parla per l'edilizia privata, non si capisce perché non sia possibile ottenerli anche per la dimensione del patrimonio culturale. Noi stiamo in mezzo, sapete, noi della soprintendenza, talvolta percepiti come dei rompiscatole, no? Anzi, molto spesso, dite talvolta, insomma. Però, insomma, non è esattamente così. Abbiamo già parlato con Rosy Marin, io ho dei contatti con, insomma, piuttosto maturi, con la Regione Veneto, si sta ragionando per cercare di capire, insomma, come anche certe, se non siamo capaci, non spetta a noi fare una normativa nuova, però possiamo fare molto sul piano dell'amministrativo, della velocizzazione dei procedimenti, ma anche nella diffusione della conoscenza. Insomma, ci sono alcuni temi che possono indirettamente sostenere questo ambito così importante. E spero che questo, come segnale dal Nord-Est, possa diventare anche il viatico per andare più a fondo, e cioè finalmente capire in questa dimensione, come si usa dire oggi, no? 2.0, anche della Villa Veneta, come sia, ritengo, possibile immaginare un futuro nuovo. Abbiamo capito che qui si fa il vino, questo lo sapevamo, sappiamo che ci sono i ricevimenti, cioè ci è stato mostrato, ci sono stati
fatti vedere prima durante la visita degli spazi molto belli, però io credo che si debba andare più in là, cioè capire effettivamente questa dimensione così integrata col paesaggio, col territorio, con la terra e soprattutto col lavoro dell'uomo, e come sia possibile oggi raccogliere un messaggio, come dire, di prospettiva, no? Cioè farle diventare realmente viventi queste ville, come era capitato riconoscendole l'importanza per la nascita dell'Istituto delle Ville Venete, cioè capire come questi segni così belli, certo anche commoventi per certi versi, siano in realtà ancora oggi delle macchine produttive. E produttive di valori differenti naturalmente, però ecco, queste cose al di là delle chiacchiere vanno sostenute con dei segnali veri, autentici, quindi credo, per quanto mi riguarda, insomma ho anche la fortuna di essere da queste parti, per cui per me sono questioni piuttosto semplici da meditare, insomma non ho bisogno di particolari conoscenze per riconoscere questi aspetti, ma spero che veramente ci sia una rete di relazioni positiva che possa produrre qualcosa di nuovo, esattamente come si fa col vino e come si è sempre fatto da queste parti. In fondo si tratta, mi pare, di tornare un po' ai fondamentali, cioè si sa tutto di queste cose e si sa anche come la relazione sia molto utile per fare passi avanti. Grazie dell'invito e dell'ospitalità. Ringrazio il Soprintendente delle Belle Arti e del Paesaggio per le parole. Penso che uno degli obiettivi che ci siamo proposti in questi incontri era quello di creare appunto questa rete, di avere un momento di incontro, di riflessione, oltre alle problematiche che sono state affrontate dai vari relatori, oltre alla storia in villa, come guardare dal passato il futuro, come valorizzare le nostre ville. E credo che sia importante continuare a lavorare insieme tutti gli enti che hanno promosso questi eventi, anche con la sovrintendenza, e ringrazio la sua presenza. I relatori della serata: Americo Restucci, presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete, già professore di architettura, già rettore del UAP, ha un curriculum enorme. Lascio subito la parola a lui. Dopo il relatore, Giustino Mezzalira, laureato in scienze forestali, direttore della sezione ricerca di Veneto Agricoltura, collaboratore importante in numerose riviste tecniche, scientifiche e divulgative, membro dell'Accademia Olimpica di Vicenza, conoscitore molto bene del Sud America, quindi grande amico del sottoscritto. Professore, la parola. Ringrazio chi ha organizzato, Rosy Marin, questa serie di iniziative, perché si sposano proprio con quello che sto dicendo adesso io, con una dose di schematismo, cioè la salvaguardia generale che c'è di questi oggetti, non mi se ne voglia se sono schematico, che costituiscono proprio un punto di identità soprattutto nel territorio veneto, visto la quantità delle ville stesse. Adesso c'è il direttore delle ville Sensini, che ringrazio per la dedica che fa del lavoro per portare avanti proprio una presenza sul territorio, assistito poi dalla struttura di chi ci lavora all'interno delle ville. E, no, mi corregge, insomma, sono 3.800 rotti di ville venete. L'istituto collabora anche, vede la presenza delle ville del Friuli Venezia Giulia, sono 400, quindi anche un bel modo di governare un rapporto tra regioni con termini, che vuol dire che è una storia che nasce da lontano. Detto questo, adesso non so se io vi deluderò o meno, ma insomma io volevo partire dal modo in cui si è creata la coscienza della villa nel territorio nazionale. E questa immagine, che può stupire visto il posto dove ci troviamo, il Veneto, e arrivare alle ville, e
la tavola di Domenico Di Michelino, questo pittore, conservata dentro il Palazzo Vecchio di Firenze, dove c'è Dante con tutti i suoi attributi, il saio colorato, la corona di alloro, la Divina Commedia, poi l'ideologia, cioè l'iconografia della commedia, l'inferno, il purgatorio, si va su, e poi c'è Firenze. Facevo notare in una conversazione che ho fatto negli ultimi tempi, perché è in preparazione dei 700 anni danteschi, che sono il prossimo anno, che Dante quando spiega qual è il suo importante trattato della commedia, c'ha Firenze che gli sta davanti, ma lui è al di fuori, perché la Firenze l'aveva esiliato, quindi c'è questo concetto quasi di non appartenenza alla città. Però tra i primi versi della commedia, perciò sto partendo da questo, lui dice: mi incamminai in una selva oscura, però adesso bisogna disboscare per far ville. E introduce un termine che vuol dire salvaguardia del territorio, troppi boschi, adesso c'è un'autorità in campo agricolo forestale, però bisogna governare il bosco e non lasciarlo nei termini nei quali la selva che con la quale lui inizia la commedia caratterizza un modo poetico, ma è anche il modo che lui interpreta il territorio. Dante non sopportava i villici, insomma la selva oscura per lui era subito dopo la città di Firenze, quindi dice: se vogliamo essere partecipi di un governo del territorio, disboschiamo e facciamo ville. Però qual è il concetto di villa? Nasceva dai periodi antichi, soprattutto i romani, questi sono i lacerti della villa Adriana, nella quale il governo di chi governava il territorio, quindi l'imperatore romano, si poneva anche il problema di avere un qualcosa extra menia, e quindi la serie di ville degli imperatori romani sono piuttosto interessanti nella misura in cui impaginano nel territorio dei valori architettonici che gli vengono dagli ingegneri, dagli architetti che gli stavano accanto. Non è escluso che intorno a Villa Adriana ci fossero i personaggi che nascevano addirittura dal primo interprete delle costruzioni romane, autore poi di trattati di architettura, che era Vitruvio. Qui è solo per un'immagine più paesaggistica, la villa di Tiberio a Capri, quindi si sceglieva col concetto di villa soprattutto una sorta di ozium, cioè di trovare il luogo dove poter trascorrere un ozium governato. Di Tiberio a Capri si sa che aveva portato proprio il governo dell'impero romano, quindi lavorava anche nell'ozium, ma anche per condurre l'attività politica programmatoria dell'impero romano. Però nel contesto dell'attività dei romani c'era la cosiddetta villa rustica. Plinio il Vecchio parla di ville, quelle alle quali mi sono riferito, e poi parla delle ville rustiche, e sono quelle che vedevano gran parte degli imprenditori del periodo romano, abuso del termine, era una sorta di nobiltà imprenditoriale che era diffusa nel contesto territoriale dell'impero, che però costruiva delle ville rustiche. Qui vedete, c'è l'idea del portico, che spesso erano dei portici anche istoriati, affrescati, con anche una pavimentazione musiva. Però poi c'era il rapporto tra il proprietario e il governo del territorio che gli stava accanto. E quindi comincia a introdurre questa ambivalenza, quindi la villa dell'ozium, degli svaghi, ma anche la villa che si impagina con attività produttive. Leon Battista Alberti nel De Re Edificatoria, quando introduce proprio questo concetto di architettura che nobilita il territorio, parla proprio delle ville, la necessità di costruire nel territorio, prendere i valori stilistici della città e trasferirla in quegli oggetti dove c'è il lavoro dell'uomo, ma dobbiamo anche mettergli attorno. Lui parla di una corteccia, un termine latino quasi intraducibile. Lui ovviamente aveva preso dai testi vitruviani. Alberti studia la città di Roma, ne scrive questa Descriptio Urbis Romae, un bellissimo modo di leggere che cos'era la Roma a metà del 400, ma vede come suo maestro il Trattati di Vitruvio e soprattutto il capitolo terzo di Vitruvio, il quarto di Alberti, dove si parla proprio della necessità di nobilitare i territori esterni. E le ville allora trovano un forte consenso nel periodo medievale, ma io mi soffermerei, per arrivare poi al nostro uso il patronimico Veneto, col periodo mediceo. Insomma, qui c'è la serie di ville che vedono nella seconda metà del 400 i Medici che governano il territorio toscano, anche con
volontà e velleità di estendersi oltre la regione, e però prendono proprio da quelli che erano i personaggi della loro cultura. Quindi Leon Battista Alberti con il capitolo sul nobilitare il territorio, questa è la Villa Medicea di Fiesole, vado avanti perché poi sono questo concetto di villa che diventa proprio un segnale molto, molto preciso nel territorio. Questa è la Villa di Poggio a Caiano, che a distanza di 34, quasi 35 km da Firenze, segnalava il modo in cui il governo medicio del territorio, alcuni dei personaggi della famiglia, li mandava in queste ville, ma dandogli anche un territorio agricolo da governare. E quindi comincia a esserci il concetto di una villa così importante come questa che vedete, o ancora subito dopo la Villa Ferdinandea di Artimino di Buontalenti, che vede un bel progetto di architettura, ma anche veniva dato poi un rapporto di governo dell'agricoltura che doveva svilupparsi intorno. Quindi sto cercando di portare avanti il concetto di non solo la villa come ozium e svago, ma la villa come un impegno di chi doveva governare dal punto di vista delle trasformazioni agricole e far sì che chi ci stava diventava un imprenditore agricolo, come mi pare chi mi ha preceduto ha detto lei, che il compito che avete in questo momento di governare gli spazi che sono intorno alla villa, importanti e ai quali bisogna dedicare tempo ed energie. Ecco, poi la villa, insomma, ci vado rapidamente, insomma, questa è la Villa Farnese a Caprarola, che aveva uno dei più grandi possedimenti agrari. Adesso quando la si visita, nelle visite nei cosiddetti viaggiatori, nel cosiddetto turismo, viene commentata la villa e spesso si dimentica di far vedere qual è tutta l'appartenenza al territorio che gli sta attorno, che viene governato adesso da una società agricola farnesiana, che ha molto poco con i farnesi delle origini, ma una società che ha visto intervenire capitali moderni, recenti, a gestire quello che è lo spazio agricolo, con trasformazioni anche nelle colture che gli stanno attorno. Ecco, ma tornando ai medici, è molto interessante vedere poi chi ci va in queste ville dei rami della famiglia Medicea. Questa è la Villa Medicea di Caffagiolo, a metà tra, perché è molto lontana, nel Mugello, a metà tra fortezza, ma nello stesso tempo concetto di villa quasi legata alla villa rustica, alla villa rustica romana. Che i medici poi ci tenessero, lo testimonia questo artista Giusto Dutens, al quale viene incaricato di raccontare quali sono queste ville. E quindi nelle sale di Palazzo Medici a Firenze, o ancora nella Galleria dell'Accademia, vengono ritrovate queste lunette di Giusto Dutens. Questa, vedete, è la Villa di Caffagiolo appena vista. Ecco, guardate come subito dietro c'è l'organizzazione di un giardino quasi all'italiana, ma poi attorno vengono raccontate il modo di governare il territorio, quindi un bosco produttivo di castagne sul colle, tutte cose che vengono impiantate accanto alla villa. Questa è la villa che vi ho mostrato in precedenza, la villa di Poggio a Caiano. Ecco, guardate le colture che gli sono attorno. E quindi quando arriverò a parlare di Palladio proprio scrive, e lo dirò dopo, che la villa deve essere un segnale del proprietario, anche però per avere modi di reggere un'agricoltura produttiva, e quindi far sì che la villa fosse il segnale identitario della presenza del proprietario, ma che doveva trasformarsi poi in un personaggio che governava il territorio. E qui arriviamo alle cose che ci avvicinano al territorio veneto. Palladio, questo giovane lapicida, che viene scoperto dal suo mentore, il quale vede in questo giovane un personaggio che può crescere nelle capacità di diventare un uomo che realizza dei progetti, e lo fa crescere mandandolo a Roma, dove Palladio studia le antichità romane e pubblica nel 1570 questi quattro libri dell'architettura, nei quali descrive non solo i modi in cui l'architettura del 400, del 500 ormai deve sopportare i segni della storia e renderli visibili,
ma viene anche sempre all'interno dei quattro libri, parla della necessità di chi governa i territori e le città, se vogliono andare in campagna, devono anche essere in grado di accompagnare al progetto di architettura un progetto di trasformazione del territorio. E le ville successive, cioè un Palladio, siamo nella fase che sta tra il 1560 e il 1570, la rotonda, forse la più famosa, ma a me piacciono francamente nella sinossi di tutte le ville, anche tutte le altre, ci arriverò rapidamente. Ecco, però vedete, quando Palladio va a Roma, rileva tutte le architetture romane, le riporta nei bei disegni dei libri sull'architettura e la eco che ha Palladio è proprio quella degli archi trionfali, degli ingressi a spazi preziosi dell'architettura romana o i lacerti di un'architettura ancora presente nel tardo 400 e 500 e li riporta quasi con una sistematica successione di citazioni, quelle che sono le cose che lo avevano impressionato e colpito nella rotonda. Questa è la Villa Emo a Fanciolo. Questo è interessante perché il primo Emo che fa costruire poi la villa a Palladio mette subito un intreccio molto forte tra la parte della villa, poi impreziosita anche di affreschi, e subito i luoghi delle vittuarie, cioè dove poter ospitare i prodotti della campagna. Ed è il primo che, forte degli arrivi che arrivavano dopo la scoperta dell'America, sostituisce le colture che c'erano attorno con la coltivazione di mais. La prima coltura di mais avviene proprio intorno alla villa di Fanciolo, e il proprietario, c'è una bellissima cronica degli Emo conservata nel loro archivio, dove si parla di che cos'era il territorio, un po' territorio agricolo zoppicante. Mi ha stupito questo termine, non capivo, poi magari mi assisti nello spiegare cosa voleva dire zoppicante, cioè che non andava evidentemente a produrre del reddito. Inserisce la coltura del mais e quindi è uno degli esempi più interessanti del lavoro che sta attorno al concetto di villa. E qui vado avanti poi con la successione di ville palladiane, arrivando, come vedete, c'è sempre un modo di ingentilire la parte centrale della villa, però puoi avere accanto, nella Villa Emo era più marcato il concetto di oggetti rustici, le cosiddette vittuarie, e qua invece c'è sempre nobilitare la zona centrale. Ecco che poi il concetto di villa, qui mi scuso perché una digressione, ma mi faceva piacere inserirla, è come il concetto di villa si sviluppi proprio contemporaneamente all'evolversi della società, insomma. Questa è la villa, la casa sulla cascata di Wright, il committente della casa della cascata. Era proprietario dei boschi che gli stavano attorno. Io l'ho studiata come tanti altri, questo oggetto architettonico quasi decontestualizzato da quello che gli sta attorno. L'abbiamo sempre vista come questo straordinario complesso architettonico, però recentemente una monografia di Wright pubblicata dalla Columbia University spiega qual era la quantità di terreno agrario, agricolo che stava attorno, boschi di castagni che vengono sistemati e quindi il proprietario ha questo concetto anche lui che viene forse dall'antico, non mi se ne voglia per questo accostamento schematico dalle cose che facevo vedere di Palladio. O Richard Neutra, questa villa in Germania, nella quale anche in questo caso la villa dà i segni di questa architettura moderna, ma dentro c'è il primo impianto di un castagneto governato e di un impianto di noccioli cespugliati che stavano attorno all'attività del proprietario. Diventa un po' più isolato come concetto di rapporto col territorio la Ville Savoie di Le Corbusier, il quale introduce i suoi schemi, vedete, di architettura moderna su pilotis, lo schema delle finestre che bucano, ma anche in questo caso il proprietario della Ville Savoie aveva impostato un'azienda zootecnica e quindi con degli esempi di stalle che ci stavano all'interno del territorio, e quindi c'è questa sorta di vizio di leggere sempre la villa quasi decontestualizzata, mentre la chiave di volta che è utile portare avanti, è come nella visita che avete fatto qui, quello di cogliere il rapporto tra la villa e realmente l'attività, la chiamo agraria per semplicità. Vi
cerco di concludere rapidamente fino a un certo punto, perché poi Palladio, vedete, porta avanti sempre questo concetto, il pronao che introduce, questa è la villa malcontenta Foscari, anche in questo caso una gran parte del territorio che i Foscari, quando incaricano Palladio, che non la vede finita la villa, ma il progetto era suo, aveva una parte di territorio agrario che gli stava attorno e la rendeva quindi un oggetto anche in questo caso legato a un rapporto molto stretto con una produzione territoriale. Ecco, siamo alla svolta del 570, Palladio ha realizzato la gran parte delle ville, ha realizzato gli edifici di Vicenza. Venezia si accorge sempre, non me ne voglia qualcuno veneziano che rispetta e fiero della storia della città, si accorge sempre tardi che c'è qualcuno di importante, lo chiama quando ha ormai per quegli anni 65 anni e gli dice che voleva dei pareri su che cosa fare a Venezia, perché affacciandomi, dice, dal Palazzo Ducale, il Doge, vedeva Casaroppole basse della Giudecca e quant'altro. Palladio, come fanno gli architetti, torna dopo pochi giorni e dice che secondo lui andrebbero fatti due nuovi ponti lungo il Canal Grande, che l'arsenale non sta bene lì dove sta, lo sposterebbe, e il Doge lo saluta e lo manda da un'altra parte. D'altro canto, se vi affidate a un architetto, dice vorrei rifare l'impianto della cucina, dopo una settimana torna e dice ma io rifarei tutto l'appartamento, sposto il soggiorno, e dopo 15 giorni dice forse è tutto il condominio che va rigovernato, e dandogli un po' di fiato parla subito di un piano del quartiere, perché non si può fare così. Ecco, però poi vengono un po' a patti, insomma, e Palladio viene nominato responsabile delle fabbriche veneziane e soprattutto realizza questa straordinaria serie e successione di episodi che sono San Giorgio, che vedete lì, vi farò vedere adesso Zitelle, più o meno attribuito a lui, e il Redentore. Da quel momento, se ci si affaccia anche adesso, non solo il Doge, ma noi vediamo questa quinta scenografica di successione di episodi, cioè San Giorgio, Redentore, Zitelle, che forse è la più bella. Io l'ho definita in una cosa che ho scritto, la più bella quinta scenografica teatrale del 1500. Ecco, perché queste sono le zitelle in parte attribuite a lui e poi il Redentore, come ancora una volta vedete il segno dell'arco trionfale romano che caratterizza l'edificio, c'è lo stilo, si sale sui gradini, quindi questa sorta di stilobate, e l'edificio che forse, se abbiamo la forza e usciamo da questo virus, come fu fatto il Redentore, come via salvifica o la salute, dobbiamo far fare un nuovo edificio religioso se usciamo da queste mascherine o altro. Però, come vedete, realizza il Redentore in consonanza con le cose che ha fatto. E allora, tornare sul concetto di villa, questa la villa Contarini, che vedete ha questo ampio spazio col concetto proprio di parco, ma anche con attività che possono essere legate alle trasformazioni del territorio. Quando dico queste cose e arrivo alle suggestioni che ci ha dato il soprintendente Magani, ma anche tornando alle cose che porta avanti la Isabella Collalto o voi qui in questo luogo, cioè cercare di capire che non dobbiamo portare avanti la salvaguardia dell'oggetto architettonico, ma anche del contesto che gli sta attorno. Perché questo è il modo per portare avanti questa presenza del territorio con la coscienza, con quell'etica civica che mi sembra ci animi anche essendo qui, quell'etica che va riproposta, e quindi capire che è il contesto che va salvaguardato, non soltanto l'edificio in quanto tale. Se si fa così, non è una velleità, lo ha detto un po' Magani, ma la Regione Veneto, che come sapete ha approvato il piano territoriale e ha spostato di un anno, se si riesce a concludere un anno, l'elaborazione del piano paesaggistico, nel quale si potrebbe, stimolando, poi avendo incontri con l'Associazione Ville Venete, noi come istituto lo diciamo, se la Regione si mette in ascolto, far sì che le Ville Venete diventino dei piccoli ambiti di salvaguardia di paesaggio e quindi fare un discorso di presidi, di salvaguardia di quel paesaggio veneto al quale siamo ancora molto affezionati e legati, ma qui si tratta di capire se la politica si mette in ascolto e se tutti noi che siamo qui, ciascuno per la propria parte, può stimolare che le cose vengano viste in quanto tali e che il paesaggio veneto sia un paesaggio che ha una storia,
mi veniva citato nella cosa che ho fatto, questa candidatura del sito Conegliano Valdobbiadene, e c'è ancora un paesaggio che con i buoi che sono un po' scappati dalla stalla, ma c'è ancora un paesaggio conservato. E c'è un capitolo del dossier che ci ha fatto poi diventare sito UNESCO che c'ha proprio la pittura che racconta questo paesaggio che gli sta attorno. E questo è un autore che amo molto, Cima da Conegliano. Vedete, sullo sfondo ci sono ancora degli elementi di paesaggio riconoscibili oggi, sempre Cima, che quindi dietro alle figure di santi c'ha questo convento di paesaggio, a volte decisamente riconoscibile con degli studi che stiamo portando avanti. Lo stesso avviene con i Bellini che raccontano, cioè è il momento in cui la pittura, già ormai matura, ha lasciato le lamine d'oro del Medioevo che stavano dietro le figure di santi e racconta le cose che si vedono. Alberti dice: ea, le cose que sunt cum sunt, come che sono e come le possiamo dipingere. Ecco, questo ci aiuta molto a creare quella coscienza di salvaguardia del paesaggio. Questo è un altro autore che io amo molto, che è Lazzaro Bastiani. Siamo negli anni a metà del 400, 450 in avanti, e c'è tutta la cerchia di Bellini, Cima da Conegliano, Lazzaro Bastiani e gli altri, e vedete come alle spalle c'è il tentativo, nella misura in cui viene descritto, di far sì che attraverso la pittura si possa creare questa coscienza della salvaguardia. Allora, le ville, i proprietari delle ville, una coscienza civica di tutti noi ci potrebbe permettere proprio di andare avanti a fare cosa? Cioè riprendere proprio il concetto di paesaggio nell'illuminismo, l'enciclopedia di D'Alembert e di Diderot dedica un capitolo proprio al concetto di paesaggio, che è un paesaggio che è stato poi assimilato dalla cultura francese, dal piccolo contadino sino a chi governa il territorio. E i paesaggi di Francia, devo dire francamente, che sono da guardarsi con un interesse, ma che nasce proprio dal momento in cui nell'illuminismo viene cantata la situazione di fare di chi lavora nel territorio quello che è un attento personaggio che rispetta la natura, i segni, i lavori dell'uomo. E qua mi pare che il lavoro, come vedete da questo rapporto tra il castello di Vigny e il vigneto, sia conservato, e però fatalmente poi si casca in quelle icone di paesaggio. Questo è, siamo a Montalcino, nei dintorni di Montalcino, andando verso Pienza, ed è il concetto di bel paesaggio toscano, dove è inculcata proprio nella cultura del territorio, quindi il proprietario con la villa e il contadino sapiente che riesce a governare quei concetti di paesaggio che animano che cosa? Animano queste che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Mi sembrava di raccontarlo in alcune occasioni anche alla Presidente Collalto recentemente, in un incontro che ho avuto per sapere l'attività non solo sua lì a Collalto ma delle ville, che quando mi incaricarono di lavorare a questo dossier io avevo scritto le colline di Conegliano e Valdobbiadene, il lavoro dell'uomo e la storia, e il nostro presidente Zai mi chiamò e disse: senti professore, se non scrive Prosecco non andiamo avanti. Allora è diventato il sito UNESCO delle colline del Prosecco. Però guardate che insomma quando sono venuti gli ispettori dell'UNESCO, prima di convincerli con una ubriacatura serata con quantità di Prosecco che governava il modo di restituire la loro relazione, e rimasero stupiti da questo tipo di paesaggio che ha quelle cose raccontate da Cima. Questo è il paesaggio di Conegliano, vedete come alcuni aspetti si riconoscono ancora adesso. Questa è la pieve di San Pietro di Feletto, dove all'interno nel portico c'è un straordinario per la componente un po' rusticana, ma è la prima volta che Cristo non ha le figure di devoti al di sotto, ma c'ha gli oggetti del lavoro del territorio, gli oggetti dell'agricoltura. E quindi, come vedete, c'è proprio il rapporto tra anche la fede che deve aiutare chi è capace di governare il territorio. Qui mi intimidisco un attimo perché c'è la Presidente Collalto, ma di fronte alla sua proprietà, attività, c'è proprio il castello che è un forte segno identitario, ma immediatamente accanto, come esiste anche qui, c'è subito il fatto che lei, Presidente delle Ville, e con un passato che gli viene dalla storia di famiglia, ha le attività che permettono
attività che deve costantemente governare, e da allora è quello che sto cercando di, concludendo, di apportare a una riflessione collettiva, cioè la villa, l'attività dell'imprenditore che ci sta dentro, il rispetto di quelle che sono le caratteristiche della villa, ma il rispetto del lavoro dell'uomo, cioè di chi dirige l'imprenditoria che sta attorno alla villa. E qui arriviamo qui nel luogo dove ci troviamo, ma il proprietario, se interpreto bene, mi ha preceduto con le cose belle che ha detto, e quindi mi vergogno a dover affrontare l'argomento citandolo, però erano le immagini che contraddistinguevano e contraddistinguono proprio il luogo dove ci troviamo, che è proprio però una villa in forma di città, insomma, che ha attorno delle sue attività di sviluppo dell'imprenditoria che la caratterizza, ma anche la città che le si impagina attorno. Quindi è bello proprio ritornare alla storia costitutiva di questo edificio. Qui la soggezione mi viene verso il sovrintendente Magani, che è un uomo che viene dalla storia dell'arte, di un laureato in lettere, che ha proprio commentato quelli che sono gli affreschi di Diana e il resto presenti ancora in villa, e gli autori girano e vengono da lontano. Ho realmente finito. Questa è una cosa che però, siccome mi è successa 2 giorni fa, mi faceva piacere dirla in pubblico, non l'ho potuta dire nel luogo dove si trova. Mentre ero rettore della mia università e ci fu il terremoto in Emilia, convincendo il consiglio di amministrazione, ho mandato 12 docenti e 20 tra studenti e ricercatori a fare il rilievo del danno del terremoto in Emilia, la zona di Mirandola, Modena, Parma e dintorni. Dopo 3 mesi di lavoro abbiamo consegnato tutti i disegni, che erano i danni degli edifici, sia pubblici che privati, molti casoni di campagna che chiameremo anche ville, e non avevamo nessuna velleità, avevo detto in precedenza, di dover essere noi i progettisti. Abbiamo consegnato questi rilievi, le foto e i modi in cui si poteva intervenire per superare il danno ai comuni della zona. E 2 giorni fa, perciò sono un po' commosso, i comuni della zona di Mirandola e il resto hanno deciso di nominare me, che ero rettore, cittadino onorario dei comuni. Allora ho scritto: vi ringrazio molto, ma sarebbe più bello che la cittadinanza venisse data alla mia università, quindi spero che colgano questa missione e che quindi dicono: è l'Università di Venezia che è cittadina onoraria. Non so adesso quale sarà la formula, però ve la faccio vedere, perché la conclusione che volevo dare alle cose che ho detto. Questo è il battistero di Parma, che non ha avuto danni nel terremoto. Benedetto Antelami, che ne fa la struttura ottagonale e la parte di sculture che lo caratterizzano. Vedete nella serie di sculture del battistero, questa è una presentazione di Gesù al Tempio, e quindi la circoncisione. Poi bellissimi i mesi, il lavoro dell'uomo, questo è il segno del lavoratore nelle campagne di Antelami, e nella lunetta però d'ingresso, ho realmente finito, l'ultima immagine, vedete c'è un giovane che viene inseguito da una fiera medievale che sta sotto, che con fuoco e fiamme lo ha raggiunto, è andato su in questo rifugiato, su un albero, e c'è un favo di api. Tra poco si capisce che fine farà, perché la fiera sta scavando sotto l'albero, ma ha un ultimo momento di dolcezza, mette il dito nel favo di api e assaggia una goccia di miele. Ecco, quando siamo in serate come queste, con la dialettica che magari ci può dividere, che è anche utile perché le diversità nutrono, ma che insomma ci vede partecipi di un percorso culturale, di salvaguardia, di lavoro dell'uomo, viviamo un momento di dolcezza, però stiamo attenti che il nemico è quello che è fuori, quello che non rispetta il paesaggio, quello che non sa riconoscere il lavoro dell'imprenditore, quello che non sa riconoscere il lavoro di chi deve portare avanti la salvaguardia delle ville, quindi quello che non è attento a quell'etica civica che si va perdendo, e che invece spero che serate come questa ce la ripropongono come un veicolo utile all'uomo e a tutti noi. Grazie. Bene, buonasera. Sentirete questa sera delle testimonianze molto molto diverse. Penso che chi di voi ama frequentare eventi che hanno al centro il patrimonio delle ville, eccetera, raramente si trovino davanti
degli agronomi, dei forestali, io quindi non appartengo, se vogliamo, alla stirpe eletta degli architetti, degli storici dell'arte, tutti coloro che normalmente si immagina abbiano titolo a parlare del patrimonio delle nostre ville. E la mia testimonianza questa sera, e ringrazio l'amico Aldo Rozzi per avermi dato questa opportunità, difatti sarà una testimonianza che ha un taglio molto personale. Quindi io questa sera, in un certo senso, vi parlerò di un'esperienza che è la mia personale e vedrete che però centrerò il tema, perché nella mia vita mi sono trovato ad avere a che fare con il patrimonio delle ville seguendo diversi percorsi. E il mio punto di vista, ho voluto metaforicamente utilizzare questa immagine per sottolineare come uno stesso oggetto, a seconda della prospettiva con cui lo si guarda e della distanza con cui lo si osserva, può cambiare completamente. Ecco, io sono un forestale, sono diventato un forestale perché sono nato in una villa veneta di cui sono proprietario e sono diventato un forestale perché sono vissuto sotto gli alberi di un secolare parco e mi sono, fin dalla mia infanzia, identificato in quegli alberi, in quegli spazi meravigliosi che quegli alberi suscitavano in me. Quindi ho un punto di vista che guarda a questi beni architettonici, ambientali, paesaggistici, abbiamo visto capaci di influenzare il territorio attorno al quale si sono sviluppati, che è abbastanza lontano da quello che è il modo tradizionale di osservare. E vi ho già detto, quindi ho una formazione che sostanzialmente vedrete nel mio discorrere di tipo naturalistico, quindi colgo delle cose, magari colgo più la lucertola o il geco che si arrampica sul muro che non magari il valore della statua sulla quale sta per andare ad appollaiarsi per termoregolarsi. Dall'altra parte, vi ho detto, sono una delle migliaia, abbiamo visto, di persone, di cittadini veneti, perché quasi tutte le ville sono di proprietà privata, ce lo dimentichiamo spesso, che ha l'avventura, è veramente un'avventura che ti cambia completamente la vita. Quando sei bambino non te ne rendi conto, ma un po' alla volta, a mano che cresci, a mano che ti ritrovi la responsabilità di quello che genitori, nonni, gli antenati ti hanno lasciato in mano, quasi sempre sono storie di generazioni. A volte ci sono dei nuovi proprietari che acquistano perché hanno il piacere, ovviamente devono avere la possibilità di diventare partecipi di questa storia millenaria e sono ovviamente i benvenuti in questa grandissima famiglia. Ecco, io ho vissuto quindi l'avventura del proprietario che a un certo punto è diventato grande, molto tardi per mia fortuna, perché ho avuto un genitore che era il paron della villa, che era mio papà, che è vissuto molto molto a lungo, quindi mi ha lasciato le redini e le ha lasciate a me e a mia sorella, che abbiamo deciso di mantenere in assoluta armonia, in comproprietà, e di non dividere questo bene. Sventura terribile quando questi beni non si riesce a trovare negli assi ereditari un'armonia per poterli continuare a gestire. E il terzo mio punto di vista, lo vedrete dalle mie immagini, quindi vi stavo dicendo, il mio punto di vista del forestale delle ville guarda soprattutto quello che è l'insieme dei parchi o delle aziende agricole, come questa sera qui a Bagnoli di sopra, avevo già visitato più volte questo bene, c'ero venuto da forestale perché c'erano dei problemi con alcuni alberi che stavano creando dei problemi inattesi, quando la proprietà aveva ritenuto di, da un lato, abbellire, dall'altro meglio utilizzare il bene, e aveva piantato decine di migliaia di olmi senza immaginare che quelli avrebbero generato miliardi di cimici che poi avevano reso la vita impossibile ai proprietari stessi e all'intera comunità di Bagnoli, che si era praticamente ribellata contro questo
questa scelta che poi è stata rimediata nel modo più radicale possibile. In quel momento mi sono trovato da forestale a venire a dare anche qualche consiglio in un consulto che ha riguardato questo bene. Dall'altra parte, appunto, guardo molto agli aspetti ambientali e naturalistici e vedrete che, forse con sorpresa, stasera vi parlerò di quanto siano importanti le ville e i loro contesti proprio in termini di conservazione naturalistica. E qui ho interagito molto anche con Aldo, con la proprietà regionale di Villa Contarini Camerini, che ha visto evolvere il suo meraviglioso parco in modo tale che una parte di questo oggi sta andando quasi in senso antistorico verso quella riconquista della selva, quindi ha detto prima il professor Restucci, nascono quasi come un modo di civilizzare la selva oscura che circondava, che magari più che di alberi erano selve di paludi, di incolti che dovevano essere razionalizzati. Ecco. E è curioso vedere come negli ultimi anni in molti casi attorno alle ville si stiano creando invece straordinari angoli di natura, addirittura siti per la conservazione della biodiversità che poi vengono addirittura riconosciuti a livello europeo, non con meccanismo per esempio del patrimonio UNESCO, che fra l'altro è un patrimonio dell'intera umanità, ma per esempio riconoscendoli come siti Natura 2000. Ecco, dicevo prima, il mio secondo punto di vista è quello di proprietario e quindi attento agli aspetti di tipo gestionale, e il terzo mio punto di vista è quello con cui sono stato presentato. Io attualmente dirigo la sezione ricerca e gestioni agroforestali, quindi quella parola che qui non vedete riportata della mia sezione mi dà molto la dimensione della praticità, dell'attenzione per i beni. Come Veneto Agricoltura siamo in un certo senso cugini, perché siamo tutti e tre enti strumentali della regione, l'Istituto Regionale Ville Venete, l'ente che gestisce Villa Camerini, la Rocca di Monselice, eccetera, eccetera, siamo enti strumentali e noi siamo coloro che gestiscono i beni fondiari della regione. Siamo la più grande azienda agricolo forestale del Veneto, perché gestiamo direttamente 16.000 ettari di territorio e quindi abbiamo questa proprio nettissima impronta di gestione. Gran parte delle nostre proprietà non si trovano intorno a edifici come le ville, ma sono aziende agricole, sono foreste demaniali, eccetera. E allora, da questo punto di vista, a me interessa molto porre l'accento sul tema di come le ville venete siano state nel tempo anche un centro di innovazione. È stato detto prima, spesso le novità in termini di nuove colture, di nuove tecniche, di innovazione tecnologica a tutti quanti i livelli hanno preso piede proprio all'interno delle ville, proprio perché spesso erano proprietà che avevano anche la capacità, a parte i proprietari che avevano una lungimiranza, una capacità di visione che era sicuramente ben diversa da quella di coloro che stavano poi nel contado o dei piccoli proprietari. Ecco. Allora, io farò alcuni brevi sketch e divido la mia relazione sostanzialmente in due momenti. Il primo, dirò purtroppo cose che in parte o totalmente sono già state ricordate, quindi osserverò come attorno alle ville il legame, l'osmosi tra la villa e il territorio sia così profonda. Nella seconda parte, più che una ricostruzione di quello che è stato da un punto di vista storico, cercherò appunto di guardare al presente, come è stato anche sollecitato più volte sia dalla Presidente dell'Associazione Ville Venete, ma anche dal Sovrintendente, eccetera, questo tentativo poi di mettere i piedi per terra adesso, perché alla fine dobbiamo pensare che tutto ciò che è stato costruito in epoche storiche in cui anche l'organizzazione della società, l'economia funzionava in un certo modo e ha potuto generare le ville, oggi penso che ben difficilmente qualcuno potrebbe costruire una villa e farla funzionare con queste dimensioni che sono da re, da imperatori, ecco. Quindi vuol dire che ci sono state delle epoche in cui la società poteva avere questa accumulazione primaria straordinaria, ma oggi noi dobbiamo fare i conti, è stato ripetuto più volte, con
la difficoltà del nostro tempo, e quindi in un certo senso cercare di ripensare anche il legame che c'è, quindi non è solo un legame storico tra la villa e il territorio, ma quale potrà essere il legame che oggi possiamo cercare di rinsaldare. E vi porterò di nuovo i tre punti di vista da cui sono partito. Allora, per quanto riguarda il tema del paesaggio, a me piace il paesaggio. Prima il professor Restucci l'ha narrato, magari guardando ad alcuni territori dell'Europa, si è parlato della Francia per esempio. Ecco, a me piace molto pensare al rapporto con il tema paesaggistico secondo il concetto anglosassone di landscape, quindi con un connotato che è profondamente ecologico. Cioè, noi abbiamo un'accezione del paesaggio che spesso è fondamentalmente di tipo estetico, quindi diciamo è bello e magari allora diventa brutto se in quel paesaggio rovino qualche elemento, ma magari non mi accorgo se in quel paesaggio avvengono dei fenomeni che fanno sì che quel ecosistema che io sto osservando non è più funzionale, non funziona più bene. Faccio per spiegarmi meglio, ed è un dialogo che magari poi approfondiremo anche assieme di qua di questo tavolo. Se io guardo il paesaggio che è stato citato prima, delle colline del Prosecco, e non mi rendo conto delle dinamiche che all'interno di quel paesaggio stanno avvenendo oggi, quelle moderne, se il concetto di sostenibilità, che è un concetto recente, molto moderno, che è nettamente su basi ecologiche, se non riesco quindi a fare in modo che quello che è bello sia bello anche in termini di funzionalità ecologica, oggi sto purtroppo cogliendo solo un pezzo di quello che dovrebbe essere un corretto equilibrio di un territorio. Ecco, comunque, inutile ricordare che le nostre ville hanno plasmato il paesaggio che le circonda, ed è stato già sottolineato che questo in modo mirabile, qui nel Veneto come in tante altre parti del nostro paese, è avvenuto mettendo insieme in modo mirabile sia i fini estetici che quelli produttivi. Il paesaggio delle piantate che fino a 50-60 anni fa punteggiavano ovunque la pianura veneta, e che è stato fra l'altro recentemente studiato proprio da una professoressa che ha lavorato con il professor Restucci, con Davidiana Ferrario, che ha fatto una mirabile storia dell'evoluzione della piantata padana nella nostra pianura. Ecco, quello era un paesaggio che era bello, ma perché sostanzialmente percepivi che era un paesaggio funzionale, era un paesaggio armonioso. Oggi noi, da un punto di vista ecologico, sappiamo che quei paesaggi erano paesaggi che dal punto di vista della loro funzionalità erano paesaggi di armonia e di equilibrio. Quindi non erano solo belli perché percepivi le proporzioni tra le varie parti, il disegno che c'era, ma sentivi dentro di te che erano paesaggi che funzionavano. E abbiamo dovuto attendere gli studi ecologici recenti per rendersi conto, per esempio, di come il paesaggio della piantata fosse un paesaggio che riusciva a riciclare completamente tutto il suo interno. Il problema che oggi un'azienda agricola ha di emissione, per esempio, di nutrienti verso i corpi idrici o verso la falda, non c'era, perché l'albero della piantata riusciva a riciclare completamente tutto ciò che veniva apportato alla campagna. Riguardo gli imprenditori di due grandi tenute, ecco, quei paesaggi erano in grado, quindi erano belli, ma era una bellezza che allora non lo si percepiva, abbiamo dovuto arrivare ai giorni nostri, ma quell'equilibrio era profondamente, era un equilibrio proprio basato sulle leggi fondamentali dell'ecologia. Ecco, l'esempio che io vi sto dando in questa immagine è un esempio di una villa dove ho anche lavorato assieme al proprietario. Siamo a Villa Fracazzan Pioviene di Orgiano, fra l'altro proprietari, Francesca Piovene e il consorte, che hanno ritenuto a un certo momento di inserire in questo quadro che da secoli inquadrava verso sud la facciata, proiettando attraverso quella spettacolare carpinata verso la campagna dei loro possedimenti. Ecco, hanno ritenuto a un certo momento di volere riportare della natura. Io ho lavorato con loro proprio nel creare alcuni tratti di bosco planiziale e di zona umida, proprio perché oggi, se vogliamo, quindi la modernità nella trasformazione di questi paesaggi tende anche a porre un'attenzione a ciò che invece fino a magari a qualche tempo fa era considerato assolutamente secondario, marginale, eccetera, eccetera.
Dall'altra parte dobbiamo ricordare che questo legame storico tra ville e territorio, un aspetto veramente importantissimo è stato quello del sistema, delle sistemazioni fondiarie. E qui le ville venete hanno lavorato praticamente in parallelo, qui siamo appunto nella campagna padovana, dove alcuni monasteri benedettini hanno lavorato a scala veramente sovracomunale su territori vastissimi. Ecco, fra l'altro, per inciso, la villa di cui sono attualmente proprietario è oggi una villa veneta, ma è l'antico monastero benedettino che ha bonificato le terre della Braida di San Vito, del paese di Bressanvito, da cui appunto io provengo, ed è stato questo insediamento benedettino dell'anno 902, quindi più o meno siamo lì, come secoli di storia, che ancora oggi lascia la traccia profondissima su tutto il territorio della sistemazione fondiaria che è stata fatta. Sistemazione che è stata sostanzialmente una sistemazione di acque, quindi prima di tutto è stato il governo delle acque. E governando le acque è stato possibile in molti casi, per esempio, inserire delle colture innovative, come è stata la coltura del riso, e questa che sto facendo vedere, fra l'altro, è proprio invece Villa Contarini, dove le derivazioni di acque del fiume Brenta sono state fondamentali sì per alimentare quello che poi è diventato anche il gioco delle acque intorno alla villa, ma prima di tutto per creare un sistema ricchissimo di risaie che facevano appunto a quel tempo, siamo alla fine del 1700, la ricchezza del fondo rurale che circondava la villa. Ecco. E parlando di acque, quindi non possiamo, io sono a cavallo come territorio che conosco in modo particolare, a cavallo del Brenta, vengo dalla parte vicentina, qui vediamo nell'immagine centrale il fiume Brenta e vedete tutti quei filetti azzurri che corrono lateralmente al Brenta. Nella parte più bassa sono i corsi d'acqua di risorgiva, che uno potrebbe immaginare sono corsi d'acqua naturali. Niente di più sbagliato, sono corsi d'acqua che esistevano in parte, ma che sono stati tutti assolutamente disegnati e razionalizzati dai grandi bonificatori del tempo. Ma nella parte alta, i filetti azzurri che scendono, partono tutti sostanzialmente da questo punto, qui vediamo il ponte di Bassano. Appena sotto il ponte di Bassano abbiamo un sistema che deriva le acque e porta fuori praticamente il fiume Brenta dal suo alveo, perché attraverso queste opere di presa vengono derivati 36 metri cubi al secondo di acqua, che poi poco a valle, siamo in località San Lazzaro, attraverso un sistema molto antico di bocche di derivazione, alimenta il sistema delle rogge. E le rogge ancora oggi hanno tutti il nome delle famiglie nobiliari che avevano allora avuto l'investitura per poter derivare le acque dal fiume Brenta. E ancora oggi queste rogge, che erano state costruite con tre finalità, una finalità irrigua, qui vediamo ancora questa cosa che io considero così profondamente identitaria per il nostro territorio, l'irrigazione a scorrimento. Ecco, non so se qualcuno di voi ha mai avuto l'avventura di trovarsi ad irrigare i campi o attraversare la campagna finché magari sui prati stabili si sta irrigando per scorrimento, magari di notte, perché l'irrigazione va avanti 24 ore ed è il consorzio di bonifica che ti dà il tuo turno, e trovarsi magari alle 2, alle 3, con la luna più o meno piena, magari sta piovendo, però sentire i rumori, i fruscii della notte e con gli stivali muoversi per andare a girare l'acqua, ecco, è qualcosa che se lo fai ti resta dentro come qualcosa di incredibile per tutta quanta la tua vita. Ricordiamo però che queste stesse rogge erano un importante investimento industriale, nel caso di Villa Contarini e della Roggia Contarina è un esempio mirabile da questo punto di vista, perché servivano poi a far funzionare un sistema di opifici che potevano essere magli, mulini, segherie, e alla fine anche queste acque venivano derivate per andare ad abbellire i parchi dintorni delle ville come luoghi particolarmente ameni, esteticamente molto molto elaborati, spesso associati anche a opere d'arte e così via. Ecco, era tutto quindi un sistema, quello che circondava le ville, che
come vedete però addirittura andavano ad agire a distanze di decine di chilometri per andarsi a prendere l'acqua e lungo tutto quanto questo percorso poi di fatto provocare una profondissima trasformazione del territorio. Ecco. Questi sono semplicemente così degli spunti per riosservare da un altro punto di vista quello che è il legame profondo che c'è tra le ville e il loro territorio. Adesso però lasciatemi venire all'oggi, e quindi cercherò poi anch'io di andare verso la conclusione rapidamente, di venire ad oggi e lasciatemi tornare a fare quell'osservatore privilegiato che ha tre punti di vista per guardare a quello che rappresentano le ville e il territorio che le circonda, non guardando solo all'opera architettonica in sé, al suo straordinario contenuto di meravigliose opere d'arte, ma guardando invece al sistema villa-territorio come un qualcosa che ha anche altri pregi. Allora qui la mia visione da forestale mi dice che piaccia o non piaccia, ecco, questo forse è abbastanza curioso, perché mentre tutto quello che è opera d'arte viene minimamente progettato, poi c'è qualcosa che si intrufola da solo e tu non avevi fatto nulla perché ti venisse a nidificare l'assiolo o l'allocco o il gheppio sulla torretta o dietro la statua, eccetera, eccetera. Però, come aveva mirabilmente raccontato Fulco Pratesi, il presidente del WWF, che ha fatto un meraviglioso libro su tutta la natura che trovavi nel centro storico di Roma, dove meno te l'aspettavi, ma avevi il falco pellegrino che ti veniva fuori dal Colosseo e andava a cacciare piccioni. Tu dici, vai, io sto guardando il Colosseo, beh, dai un'occhiata anche al falco pellegrino, per favore, perché è un'altra meraviglia della natura. E involontariamente quindi queste grandi opere, con i grandi parchi che hanno, le estese campagne, spesso molto razionalmente coltivate, sono straordinariamente importanti anche per quello che contengono. Per esempio, come la certi di boschi planiziali. Penso tutti ci siamo posti una volta la domanda: ma prima di noi cosa c'era qui? Se noi oggi potessimo volare, montare, prendere la macchina del tempo, montare sopra un aeroplano e farci una bella volata sopra la pianura padovana, che cosa avremmo visto quando stavano arrivando le legioni romane e avrebbero poi con i loro agrimensori piantato le loro centuriazioni, togliendo quello che c'era prima? Il quello che c'era prima, ce lo raccontano gli storici romani, erano queste immense selve planiziali. Ecco, allora l'immagine 2200, 2300, 2500 anni fa, in fondo da un punto di vista della storia, sia dell'umanità che della vita sul nostro pianeta, un millisecondo fa, qui c'era solo un'immensa foresta e di questa immensa foresta oggi non resta nulla. Resta zero. Quindi noi che oggi ci preoccupiamo del disboscamento dell'Amazzonia, del Borneo, del Congo, giusto preoccuparcene, però ricordiamoci, cari veneti, che la nostra Amazzonia l'abbiamo fatta fuori per il 99,99%, quindi con che diritto io oggi vado da un argentino, da un brasiliano, da un venezuelano e gli dico tu no? Ecco, allora c'è tutto un movimento nel nostro territorio, e io da forestale ovviamente lo conosco molto molto bene, che dice: ma almeno una testimonianza, un minimo, un 1%, lo vogliamo riportare. Ecco, ed è curioso che parte di questi progetti di ricostruzione di alcuni tratti di bosco storico stanno avvenendo proprio intorno nei contesti, nei grandi contesti che circondano le ville, partendo dal fatto che spesso proprio lì sono resistiti, perché magari erano luoghi anche di cace o di luoghi romantici che si erano voluti mantenere in un certo modo. Sto parlando della pianura, non sto parlando come nel caso di Collalto, dove la collina ha ancora una bellissima dotazione di boschi, ma dalle colline ai monti, di boschi ne abbiamo anche troppo, è proprio in pianura che ci troviamo ormai completamente senza. E l'altro elemento spesso estremamente interessante sono le zone umide, perché anche qui contro cosa abbiamo lottato? Contro boschi e contro paludi, quindi abbiamo fatto fuori tanto uno quanto l'altro. E allora alcune di quelle zone umide artificiali fatte con scopo puramente magari estetico, di piacevolezza dell'acqua, eccetera eccetera, ecco che me li ritrovo come sito di riproduzione, che so, della rana di Lataste,
specie che a gran parte di voi probabilmente non dice assolutamente niente, ma è in allegato 1 della direttiva Habitat, e se io prendo un progetto, vado a Bruxelles, chiedo i soldi sul programma LIFE e gli dico guarda che c'è la rana di lataste, ah la rana di lataste, tiente pago. Ecco, non vi sto raccontando delle barzellette, ma dopo vi faccio vedere cosa vale una rana di lataste, ve lo faccio vedere proprio nel mio piccolo paese. E allora già che ho tutte queste meraviglie, è l'ultimo posto dove posso magari vedere vegetare in pianura il bucaneve, piuttosto che la risorgiva all'interno del parco, il piccolo lembo del parco del bosco planiziale, ecco che si apre un'opportunità, ed ecco quindi l'aspetto, se vogliamo, dell'oggi, perché non immaginare che i luoghi intorno alle ville siano per esempio dei luoghi di educazione naturalistica, e molti proprietari hanno inventato intorno alle ville, grazie a questo straordinario patrimonio naturalistico, anche delle opportunità di reddito legate ad un'offerta di tipo esperienziale o educativo, rivolta non solo ai bambini ma anche ai normalissimi cittadini. Il secondo punto di vista è quello, ve lo dicevo prima, del proprietario. Qui allora vi racconto brevissimamente la mia microstoria, che però può essere così evocativa magari anche per altri casi, e che so che ha molti altri esempi simili nel territorio. Qui vedete per inciso la facciata di questo monastero villa che si trova a Bressanido, e qui vedete un pannello con tanto di scritto programma LIFE in cima. Questa è una roggia di risorgiva costruita artificialmente dal monastero benedettino sulle tracce di quello che già prima era state le opere di centuriazione che erano state fatte nel territorio in epoca romana, tant'è che questa strada napoleonica, che purtroppo qualche cattivo amministratore locale ha deciso di chiamare napoleonica dimenticandosi che era un asse della centuriazione, quindi chiamala almeno strada romana se proprio vuoi dargli un nome, nessuno li aveva mai chiamato napoleonica, ma deve essere passato di lì qualche soldato francese ed è diventata subito napoleonica perché pare suoni particolarmente bene. Ecco, in questo dal monastero villa di Bressanido, fra l'altro corte rurale del monastero di San Felice Fortunato, una delle varie, un po' come è successo con Santa Giustina e poi i vari monasteri satellite, io lavoro a Legnaro e ne so qualcosa da questo punto di vista della corte benedettina di Legnaro, eccetera. Ecco, e questo territorio che ha questi pregi straordinari legati alle risorgive è stato preso, portato a Bruxelles, e appunto grazie al fatto che qui troviamo la lampreda nei corsi d'acqua, le rane di lataste lungo i piccoli boschetti che ci sono ancora, siamo riusciti a portare a casa delle importanti risorse che hanno permesso oggi di costruire una rete nuova di sentieri che permettono di attraversare sia in bicicletta che a piedi tutto quanto il territorio, e questo ha creato delle grandi opportunità di attrazione anche per la villa stessa, che adesso ha da offrire oltre a se stessa, quindi alla sua storia e al suo parco, anche il territorio rimesso in ordine delle risorgive e cose di questo genere, un po' come le ville. Uno dice ma le risorgive, vabbè, sono le risorgive. Le risorgive, signori, in Europa ci sono qui. Il più grande fiume di risorgiva d'Europa si chiama Sile, il secondo più grande fiume di risorgiva d'Europa si chiama Bacchiglione, e quindi tra Vicenza e Treviso abbiamo il più importante sistema delle risorgive. Non avranno la nobiltà delle architetture, delle ville, eccetera, però all'oggi, alla modernità, all'attenzione che abbiamo per la natura, questo vale. Tant'è che io scherzosamente adesso, visto che abbiamo dovuto mettere nel fascicolo, a proposito del fascicolo UNESCO, abbiamo la rana di lataste, abbiamo la lampreda, ogni volta che faccio io il cicerone porto dei visitatori a visitare le risorgive e salta una rana davanti, siccome l'AIFA ci ha portato 1.150.000 euro e ci ha permesso di mettere a posto tutto, dico sempre alla gente, non sta per stare, la rana vale 1.000.000. Quindi, ma non è una battuta, insomma, cioè, se non c'era quella parte di natura non avremmo avuto quelle risorse per poter fare queste cose che siamo riusciti a fare. E infine il mio punto di vista come dirigente della regione, che deve guardare a tutto ciò che c'è di innovativo e quindi di proponibile al mondo agricolo della nostra regione, che come diceva prima il proprietario di questa villa, oggi si fa fatica, se non hai la fortuna di avere qualche buona zona di OCG, di vigneti, eccetera, eccetera, se devi fare mais,
cereali, allevamento, latte, in questi giorni non parliamo di latte, cioè è un pianto greco su tutto quello che riguarda l'agricoltura, fuorché la viticoltura, tant'è che io spero che adesso che il nostro Presidente, che con il Prosecco, con le colline, ha messo a posto 100.000 ettari nella nostra regione, si ricordi anche degli altri 600.000 ettari che in questo momento non stanno proprio benissimo, e magari anche degli altri 400.000 ettari che sono coperti da boschi che stanno malissimo. Ecco, quindi vi auguro un ottimo lavoro per i prossimi 5 anni e come agenzia cerco di fare nel mio micro qualcosa per poter portare qualche spunto. E allora qui osservo che quei parchi che spesso arredano i dintorni delle nostre ville, spesso sono estremamente ricchi, proprio perché sono molto antichi, di alberi che hanno delle dimensioni monumentali, e attorno a questi si è creato da noi, come si può creare in altre parti, un'attenzione particolare, e quindi anche il grande albero monumentale diventa un attrattore. Ma la cosa che mi interessa di più è che se vai a cercare tra gli alberi delle ville trovi magari degli spunti che ti possono far venire delle idee. Ecco, nella mia esperienza professionale, fino a questo momento, ho preso spunto da quello che, da quegli alberi che mi hanno fatto diventare forestale, e almeno con tre specie, che sono la paulownia, il noce nero e più recentemente il pecan, che è questa noce, diciamo, del Nord America, che produce una noce altrettanto, se non più pregiata, della nostra noce comune, sono partiti dei filoni che adesso si sono rivolti anche alle attività agricole, nel senso che con le paulownia, che sono degli alberi di origine cinese, l'ho vista prima e ho guardato quanti fiori aveva, perché da quando è arrivata la cimice asiatica non fiorisce più, e il giorno che tornerà a fiorire... C'è fiorita un anno fa. È tornata a fiorire qualche fioretto, però per 2-3 anni non ha più visto fiori, vero? Ecco. Infatti sta diventando un testimone di se ce la facciamo a mettere a posto la cimice asiatica. Ecco. Comunque paulownia, albero ornamentale, sta diventando un albero da legno, succedaneo del pioppo nelle terre alte, nelle terre più aride, dove non possiamo fare più apicoltura. Noce nero è altra specie partita dai parchi delle ville e che ha avuto una certa fortuna nell'arboricoltura da legno, e il noce pecan, che di nuovo parte dai parchi delle ville. E la cosa interessante è che questi alberi, i parchi delle ville, sono stati sostanzialmente un laboratorio, cioè se è lì da 200 anni, sta bene, non ha malattie, produce, beh, io posso prendere spunto. Per esempio il pecan, di cui esiste il selvatico, che è quello che è piantato, si trova qua e là nei parchi, se sta così bene e sta benissimo da noi, allora vuol dire che lo posso coltivare. Ma allora a questo punto faccio quello che abbiamo fatto come Veneto Agricoltura: vado da dove viene, dagli Stati Uniti, mi porto a casa le migliori selezioni, e oggi per esempio abbiamo già una proprietà, una grande proprietà in comune di Eraclea, che ha cominciato a piantare i nuovi noceti di pecan. E io ricordo sempre, ringrazio i proprietari delle ville che hanno sperimentato questi alberi nelle loro proprietà e che adesso ti possono avvantaggiare con una coltura che probabilmente si avvicinerà a quella del noce comune e aiuterà anzi a differenziare il reddito. Ecco, infine, questa è la mia ultima considerazione, torno proprio qui al dominio di Bagnoli, che in anticipo su altri territori aveva pensato di reintrodurre un paesaggio simile a quello della piantata, con i filari lungo le scoline. Purtroppo in quella volta è andata male con l'olmo. Ecco, adesso stiamo lavorando, questa è una nostra azienda, uno dei 1100 ettari di azienda agricola che noi coltiviamo, qui siamo nell'azienda Sasserami vicino a Rovigo. Ecco, qui stiamo reintroducendo la forma di coltivazione del pioppo piantato lungo le scoline in sistemi cosiddetti silvoarabili, che associano la coltura legnosa con la coltura cerealicola. Cose che appunto nei paesaggi tradizionali della piantata padana erano comunissimi nei grandi fondi intorno alle ville, e che adesso probabilmente alcune di queste grandi proprietà potranno più di altri, più facilmente di altri, perché hanno più facilmente la capacità anche di innovare, di investire sull'innovazione, far ritornare. Ecco, questi sono i paesaggi che in questo momento la Commissione europea, il Parlamento europeo, se leggiamo le ultime grandi linee guida, la strategia per il clima, la strategia per la biodiversità, l'ultima strategia Farm to Fork, ecco, trovate ovunque queste parole, cioè paesaggi,
nel senso ecologico del termine, che siano capaci di mettere insieme la dimensione produttiva e la dimensione ecologico e paesaggistica, quello su cui le ville venete sono state assolutamente degli antesignani. Grazie. Nuovi stimoli, nuove domande mi vengono in testa, però l'invito è per il prossimo anno a continuare questi incontri, a fare altre domande, l'ora è tarda, e finisco con ringraziare nuovamente tutti gli enti che hanno patrocinato questa iniziativa, i relatori e ovviamente Villa Widmann Borletti a Bagnoli. Grazie, buona serata. Thank you.